conoscono come presidente di Bicicletana Hector e presidente di Rex Humble. Oggi è il 1 settembre, il 3 settembre ufficialmente verrà chiusa l'associazione Rexando per dar vita a una nuova associazione che farà diventare Rexando un dipartimento e Bicipolitana un dipartimento. Questa associazione, diciamo, possiamo dire che è una holding che racchiude e racchiuderà tanti dipartimenti. Ci occuperemo anche di ambiente, di educazione, di musica, di arte, e questa associazione eredita, diciamo, il codice fiscale, la partita IVA e il giornale come editore Rexando, e si chiamerà Noi. Noi, scritto noi, perché noi è una parola facile da ricordare, no? Quindi le cose le dobbiamo fare noi, abbiamo pensato, e quindi noi tutti dobbiamo fare le cose. Quindi l'idea era di dare un nome all'associazione che coinvolgesse anche le persone. Noi in realtà è un acronimo che è Network, Organizzazione, Innovazione, perché ci siamo accorti dopo 23 anni sul territorio come rete civica Rexando, rete civica di San Marco Milanese, in realtà noi in questi 23 anni avevamo spaziato, eravamo andati anche fuori dal territorio, e siamo sempre più convinti che ognuno di noi non deve guardare il proprio porto, il proprio comune, ma qualsiasi cosa faccia un comune deve sempre rapportarlo a quello che fanno gli altri comuni. E noi crediamo moltissimo nell'Italia intera, ma guardando nel nostro locale, nel sud-est Milano. E quindi noi si occuperà molto più approfonditamente del sud-est Milano, abbiamo collaborazioni sicuramente con San Giuliano, con Peschiera, con Pantigliate, con Mediglia, per cercare di realizzare qualche cosa che porti attraverso, diciamo, la cultura, la conoscenza di idee diverse che possono nascere sul territorio, per fare in modo che quello che viene pensato da una parte non sia replicato dall'altra e si utilizzino le risorse. Quindi noi saremo presenti alla festa del patrono di San Donato Milanese il 15 settembre, è una festa che io vorrei considerare aperta a tutti, anche agli altri comuni. Rexando fa parte del forum associazioni culturali e ogni anno il forum associazione organizza un tema su cui fare degli eventi. Il tema di quest'anno è muri e ponti, quindi noi alla festa del patrono, che siamo in via Libertà, angolo via Matteotti, oltre al nostro gazebo avremo a fianco uno spazio identico dove costruiremo un muro di cartone, un muro simbolico, dove ci saranno tre post-it colorati, il post-it verde, il post-it giallo e il post-it rosso. Noi così ci auguriamo che tutti usino il post-it verde, la positività, l'idea positiva, il giallo è l'idea critica, il rosso è l'idea negativa. Comunque uno è libero di dire, di fare quello che vuole. Metteremo tutti questi post-it sul muro, poi alla fine li raccoglieremo e faremo un articolo che rimarrà per sempre su Rexando, testimonianza di quello che sono le idee dei cittadini. Alla fine della serata distruggeremo un muro e costruiremo un ponte. Un ponte verso il futuro. E l'altro evento che invece faremo il 15 settembre è un evento un po' così, Rexando noi, perché la gente non sa ancora che noi esiste. E mentre invece poi il 15 settembre si annuncerà esattamente questa cosa a tutti, e quindi il 17 ottobre abbiamo preso la sala consigliare del comune di San Donato Milanese per fare un evento che si chiama I cambiamenti climatici, e noi non abbiamo più tempo, il sottotitolo. Lì interverranno tanti personaggi molto famosi, illustri, arriverà un europarlamentare da Bruxelles, arriveranno dei personaggi legati all'ambiente e al territorio, all'innovazione anche della sicurezza dell'uso della bicicletta nel territorio, perché secondo noi, cioè, tutti dobbiamo secondo me darci una mossa, cioè nel senso
brucia l'Amazzonia, brucia la Siberia, e noi praticamente piantiamo, così scusami, domenica, solo 2000 alberi. Solo 2000 alberi. Noi abbiamo bisogno di... Noi piantiamo solo 2000 alberi. Sì, diciamo no, noi abbiamo bisogno di 33.000 alberi per San Donato, abbiamo bisogno di un albero per ogni persona. Dobbiamo arrivare, sì, dobbiamo arrivare alla consapevolezza che io mi devo curare il mio albero, tu ti devi curare il tuo albero, ogni cittadino deve diventare responsabile, perché altrimenti... Si fa in prima persona, quindi noi anche l'obiettivo di creare in tutti questa consapevolezza. E niente, quindi io vi aspetto innanzitutto per le vostre idee alla festa del patrono con il vostro sostegno. Ci aiuterà 15 settembre la festa del patrono. Ci aiuterà School, perché ci sono parlati prima. A me servono 150 scatole in formato A4. E poi io sono andato quest'anno in Scozia a fare le vacanze, infatti ho questo braccialettino guidare a sinistra. E, però in Scozia è una città molto medievale, molto antica, e ci sono tanti muri, tanti bei muri. Allora ho fotografato un muro e questo sarà il mio disegno, che incollato su ogni scatola A4 sarà, diciamo, replicherà il muro di questa Scozia mia immaginaria. Su questa Scozia, questo muro scozzese, noi andremo a mettere i post-it che voi tutti scriverete, e poi li raccoglieremo e metteremo con un articolo su Lexando. Alla fine faremo un video che rappresenterà la distruzione del muro della costruzione del muro. Il 17 ottobre invece è alla sala consigliare, inizia alle 20.45, finirà alle 23.30 e sarà un evento con 5 ospiti. Si parlerà a livello globale, anzi mondiale, dei cambiamenti climatici, fino ad arrivare a parlare di locale.